Ehi, Clini! Ho trovato la padrona del gattino! Sul serio? Che sollievo! Dov'è il gatto? Beh, ecco... è scomparso! Cosa? È scomparso? Allora abbiamo davvero un bel problema. Lo so! Dovevo stare più attento! Scusa, Polly! Sta tranquillo. Nel frattempo, se il gattino dovesse tornare, chiamami. Certo! Ho detto una bugia! Non posso crederci! Cosa? Ma perché sei andato via senza prendere il gatto? Clini era così spaventato, non ho avuto il coraggio di portarglielo via. Si è affezionato a lei così in fretta. Mi dispiace per Clini. Avete visto, amici? Vi avevo detto che sarebbe successo. Avevi ragione, ci avevi avvisati e non ti abbiamo ascoltata. Ragazzi, non è il caso di restituire il gattino a Mary? Ma Clini sarebbe così triste. Sì, ma anche Mary lo è. Mi è venuta un'idea. Che ne dite se lasciamo a Clini ancora un po' di tempo? Dove sarà mai andato? Latte è finito qua dentro! Non hai ancora avuto notizie da Clini? No, non ancora. Emergenza! Emergenza! Jean, che cosa succede? Clini, o meglio, c'è un problema con il gatto! Andate subito al centro di riciclaggio! Agli ordini! Male, non so che cosa farei. Non preoccuparti, Clini, non gli succederà niente. Roy, stacca la corrente, così il macchinario si spegnerà. Vado. Ecco, ho spento tutto. Ellie, prova a usare il detector. Sì, d'accordo. Ecco fatto. Eccolo qui. È rimasto incastrato! Sarà meglio entrare in azione prima che si faccia male! Polly, dobbiamo smontare il macchinario! Hai ragione! Amber, tira fuori il gattino dopo che io e Roy avremo smontato il macchinario! Ellie, tieni d'occhio la posizione del gattino! D'accordo! State tranquilli, non lo perdo di vista. Ho finito, Polly. D'accordo, lo tiro su. Roy, ci sei? Sono pronto. Sta tranquillo, ti salvo io ora. Chiama Coco. Ciao, Clini. Ciao. Mi hanno detto che ti sei preso cura del mio gattino. Scusa. Davvero? Allora, Clini, ti andrebbe di giocare un po' con Coco e me? Io? Sul serio? Dici veramente? Certo, sciocchino. Ti va di fare un giro qua dietro? Posso? Certo che sì. Sembra divertente. Abbiamo fatto la scelta giusta a lasciare il gattino con Clini. Sì. E mi riempie
esplode di gioia vederli così felici. L'articolo dice che Pocca ha trovato un'antica gomma mentre faceva dei lavori in casa del signor Baffo. Wow, Pocca! È davvero incredibile! Lo è davvero! La gomma ha addirittura più di 100 anni! Una gomma centenaria? A nessuno importa di un copertone noioso! No, ti sbagli! Ritengono che potrebbe appartenere alla leggendaria auto della polizia Saetta! Ho sentito che Wheeler la custodirà finché non la doneranno al museo! Pock! È stupefacente! Come mai non ce l'hai detto? Questa sì che è un'impresa di cui vantarsi! Sì, Pock! È grandioso! Credo sia il caso di fermarsi! Ormai avresti già dovuto trovare qualcosa! E guarda come hai ridotto il mio splendido giardino! Signor Baffo, guardi! Dove c'è quell'albero? Scommetto che c'è un tesoro nascosto lì! Va a casa! Ora basta! Ma non ho finito! Non posso credere di aver accettato che lo facessi! Adesso devi uscire subito dalla mia proprietà! Sarà meglio che torni a casa! Resta solo un punto in cui scavare. Non si arrabbierà se trovo qualcosa di strabiliante. Coraggio, avanti! Devo trovare qualcosa di speciale. Dei gioielli o una vecchia mappa del tesoro. Sinceramente non mi importa che cosa sia. Bottiglietta, bottiglietta, lattina, succo di frutta, fazzoletti... Non c'è niente qui, soltanto spazzatura. Dei vecchi pannolini e delle buste di plastica. Oh no! E ora come faccio a uscire dalla buca? Signor Baffo! Signor Baffo, aiuto! Mi serve aiuto! Brunner, che ci fai ancora qui? Sono intrappolato! Ho bisogno di aiuto! Brunner! Salve, signor Baffo! Può andare a cercare aiuto? Qualcuno deve tirarmi fuori di qui! Oh, cielo! Resta lì! Vado a chiamare la squadra di soccorso! Sei ferito! Polly, fatemi uscire di qui, ho paura! Calmati, Brunner, ti tireremo fuori di lì! Ellie, porta l'imbracatura di sicurezza a Brunner. Sì, signore! Andrà tutto bene, ti faremo uscire di qui presto! Roy, sei pronto? Sì, sto arrivando! Bene, cala il gancio. Ricevuto! L'ho fatto! Coraggio! Sono terrorizzato! Non era tutto ok. Rallenta, Roy. È tutto ok? Sto bene! Credo di sì! E ora, Amber, occupati dell'albero! Ci penso io! Roy, riesci a tirare più forte? Contaci!
Ho tanto sonno. Devo essermi addormentato! Che cosa succede? Non riesco più a muovermi! Caspiterina! Scooby! Scooby! Sono qui! Aiutami! Mickey? Accipicchia è proprio furioso! Vado via, non voglio provocarlo! Aspetta! Scooby! Cleany! Per favore, aiutami! Non te ne andare! Me la sono presa con i miei amici e ora tutti cercano di evitarmi! Ecco Spooky e Posty! Ragazzi! È Mickey! Oh no! Che c'è? Mickey? Posty! Spooky! Sembra arrabbiato! Cambiamo strada! Sì! Amici miei, non ve ne andate! Sembra che abbia bisogno di aiuto! Potrebbe essere in pericolo! L'asfalto è asciutto, possiamo tornare ad allenarci! Oh, è grandioso! Così oggi finalmente riuscirò a battere il mio record! Ne sono certa! Squadra di soccorso, sono Jean. Ciao, Jean, sono Spooky. E dimmi tutto. Oh, è terribile, davvero terribile. Spooky, calmati e dici che cosa succede. Va bene, Mickey è rimasto bloccato. Non so come, ma è intrappolato nel cemento. Spostati! Qui c'è Mickey che si è impantanato. C'è calcestruzzo ovunque. Poverino, non riesce più a muoversi. Oh, no! D'accordo, la squadra di soccorso sta arrivando. Non ce la farò mai! Non sono abbastanza forte per riuscirci! No! Mi dispiace, Mickey. Non credo di poterti aiutare. Non fa niente. Siete davvero molto gentili. Almeno mi fate compagnia. Mickey! Stanno arrivando! Siamo qui! Coraggio, Mickey! Te la caverai! Ha le ruote incastrate! Che cosa? Sei proprio certo che sia così? Il mio adorato cemento mi ha tradito! Calmati, Mickey! Ti tireremo fuori! Roy, devi romperlo tutto intorno alle ruote! Ci penso io! Forza! Si inizia! Polly, ce l'abbiamo quasi fatta! Ok, uniamo le nostre forze e liberiamo Mickey da questa trappola! Agli ordini! Ah.
D'accordo, ragazzi. Lo solleviamo al mio tre. Uno, due, tre! Fate attenzione! Va bene così. Oh, e ora come faccio? Sta iniziando a fare buio. Dove lo avrà perso? E se non riesco a trovarlo? Sculby! Oh, Polly! Ciao, sembri preoccupato. Proprio così. Temo di non poter mantenere una promessa. Che tipo di promessa? Tu conosci Annie? Se conosco Annie? È la bambina con le guance rosa e le lentiggini? Esatto! Il problema è che il suo fratellino è scomparso. Cosa? Suo fratello minore? No, in realtà è un peluche. Lo ha chiamato Alfie e Annie ci tiene proprio come se fosse uno di famiglia, capisci? Le ho promesso che avrei trovato il suo peluche, cioè il suo orsacchiotto, cioè il suo fratellino, prima che andassi a dormire stasera. Ho cercato ovunque, ma senza fortuna. Vuol dire che ai suoi occhi sembrerò un bugiardo, vero? No! Sculby, non piangere. Conta pure sulla mia squadra. Mi darete una mano? Lo troveremo. Così potrai mantenere la tua promessa. Anche questa è una promessa. Jean, siamo tornati! Avete già finito? Sì, e io sono stato il più veloce. Ma che bravo! Portare felicità alle persone è il mio compito preferito. Allora te ne occuperai tu. D'ora in avanti restituirai gli oggetti smarriti. Cosa? No, è che... A quanto pare Polly è in ritardo. Sì, è vero. Polly, dovresti essere già tornata. Bene, per oggi abbiamo finito il nostro lavoro. Mi dispiace, ma abbiamo un'altra missione da compiere. Cosa succede? Ho detto a Sculby che lo avrei aiutato a mantenere una promessa. La promessa di Sculby? Vi spiegherò tutto quanto appena possibile. Vediamoci in piazza. D'accordo! Per setacciare al meglio la zona dovremmo separarci. D'accordo! Un orsacchiotto! No, non l'ho proprio visto! Eccolo! L'ho trovato! No, sono pietre! Ho cercato ovunque, purtroppo non ce n'è traccia! Oh no! Dobbiamo trovarlo! Annie mi ha detto che non può andare a letto senza di lui! Se non riuscirà a dormire a causa mia, io non me lo perdonerò mai! Oh, beh, a quanto pare sarò Sculby il bugiardo! Annie non crederà mai che io sono uno scuolabus di parola! Sculby, ti prego non piangere, ci deve essere una soluzione! Jean! Polly, ho grandi notizie! Coraggio, dimmi tutto! Te lo dirò quando sarete qui! Ma devi portare con te Sculby! Sculby? Ta-da! Wow! È il fratellino di Annie! Dove l'hai preso? L'ho trovato alla fermata dell'autobus, ma ero così impegnato che me ne sono dimenticato. Non ci credo! Lo abbiamo cercato ovunque! Mi dispiace! Se lo avessi portato prima, non avresti dovuto perlustrare tutta la città! Non vederla in questo modo! Senza la tua gentilezza non lo avremmo trovato! Dici sul serio? È vero! Grazie infinite, mio caro Clini! E grazie a tutti voi! Mi siete stati di grande aiuto! Nessun problema! È quasi l'ora della nanna per la piccola Annie. Non credi sia meglio correre da lei? Sì. Annie, è ora di andare a letto. Andiamo di sopra? Non ancora, mamma. Sculby! Annie, prova ad entrare. Il mio Alfie! Alfie! Sculby, grazie. Cos'è questa targhetta? È un pensierino. Così ti ricorderai sempre di scrivere il nome sulle tue cose d'ora in avanti.
Lo farò, lo prometto, Scooby. E adesso puoi dormire tranquilla, abbracciata al tuo Alfie. Sì, il mio fratellino. Scooby, ti ringrazio davvero molto perché hai mantenuto la promessa. Anche io sono felice di aver mantenuto la promessa che ti ho fatto. Le mele sono buone, la 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 la. Oh, quale devo scegliere? Il mio frutto preferito numero uno. Le banane sono il mio frutto preferito numero uno. Ci sono! Il numero uno sono le banane. Imbocco via delle banane. Gli altri non sono ancora arrivati. Abbiamo quasi finito e Max non si è ancora fatto vivo. Perché non è venuto? Anche questa volta se ne sarà dimenticato. È così. Devo aver schiacciato un pisolino. Dove sono gli altri? Che cosa succede? C'è un incendio! Fuoco! 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 L'intera foresta prenderà fuoco! Che cosa faccio? Pensa, Max, pensa! Darò l'allarme alla squadra di soccorso! Ah, ma dai! Dove ho messo le chiavi dell'officina? Ellie, è giunto il momento che mi segni il metodo, Ellie. Vai a chiedere a Max. Mi hai detto che è sciocco. Devi chiedere a Max. Mm-hmm. Esatto. Mi ha detto che aveva dei problemi di memoria e io gli ho insegnato il metodo Ellie. Eh? Allora, beh, andrò a chiederlo a lui. Qui è la squadra di soccorso. Jean, venite in fretta! La foresta va a fuoco! Che cosa? Dammi la tua posizione, così possiamo correre in tuo aiuto! Non so dove mi trovo di preciso! Non abbiamo tempo di cercare in ogni foresta di Broomtown! Devi pensarci! Non me lo ricordo! Ehi, Max! Sai dirmi che cosa hai visto lungo la strada? Fammi pensare! Oh, sì! Ho visto Annie che mangiava una banana in giardino! Ha detto che la banana è il suo frutto preferito numero uno! Sono a via delle banane! Ora me lo ricordo! È a via delle banane, vicino alla foresta delle civette! Ben fatto, Max! Resta lì! La squadra di soccorso sta arrivando! A salvare Max! Agli ordini! Ciao, Max! Ciao, Ellie! Non ti preoccupare, Max! Ti tireremo fuori di qui! Va bene! Roy, io e Amber ci occuperemo delle fiamme più piccole. Tu puoi occuparti di quello! Certo! L'incendio divampa in tutta la foresta! State indietro!
Me ne occupo io! Aspetta, come mai me l'hai portato? Domani devi dire a Cap che hai deciso di giocare in squadra con me. Che cosa? Ci vediamo domani. Posti? Oh, che pasticcio. Ehi, Clini! C'è Cap. Ciao. Ciao. Come andiamo? Ti ho portato una cosa che ti piacerà tantissimo. Guarda, un rullo per pulire. È un regalo. Lo sai che sei il migliore, vero? Ci vediamo domani. Qui si mette male. Allora, la sfida comincia con la prima gara. Siete pronti? Vai, Ember! Sei più forte, Roy! Forza, Ember! Forza, Ember! Allora, con chi giochi? Con me! Con me? Con me, vero? No, con me! Con me! Voglio ridarvi i regali che mi avete fatto! Che cosa? Cap, hai provato a corromperlo? L'hai fatto anche tu! Imbroglione! Sei tu l'imbroglione! Ragazzi, basta! Non voglio giocare in nessuna delle tue squadre! Questo che cosa vuol dire? Clini! 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 Sono quassù! Clini! Salvatemi! Posti! Tu rimani qui e tieni d'occhio Clini! Io chiamo la squadra di soccorso! D'accordo! Forza! Vai, Molly! Polly ha vinto! Roy, abbiamo vinto! Bravissimo, Polly! Ho perso! È stata una corsa emozionante! Scusa, Ember, per colpa mia dovremo pulire tutta la stazione! Tranquillo! Ehi, ragazzi, io vi darò una mano! Davvero? Wow, grazie, Jean! Beh, se pulirete tutti insieme, anche noi saremo dei vostri. Contate su di noi. A quanto pare, avremmo pulito tutti insieme in ogni caso. Squadra di soccorso, qui è Jean. Cap, qualcosa non va! Che cosa? D'accordo, la squadra sta arrivando. Che succede, Jean? C'è un problema. Clini è bloccato su un cartellone di Via delle Mele. Dovete andare a salvarlo. D'accordo! Dopo che io e Ember avremo buttato giù il cartello, metti al sicuro Clini. D'accordo, ma prima voglio mettere in sicurezza il cartello. Ok. Ember, ora dobbiamo tagliare i pali. Agli ordini. Stai tranquillo, Clini, ti riporteremo a terra tutto intero. Ok, Roy. Puoi spostarlo. Ricevuto!
ci sei? Ehi, Brunner, Mickey dovrebbe essere qui a minuti. Cosa hai detto? 5, ho detto, 6, Mickey 7. Dovrebbe arrivare tra poco. D'accordo. Perfetto. Mickey ha detto che nessuno si deve avvicinare alla buca dopo aver versato il cemento finché non si sarà indurito. Brunner, hai sentito quello che ho detto? Certo, forte e chiaro. Sto migliorando. Sai, credo che non abbia sentito niente. Veramente? Oh, non lo so. Sono davvero perfidi. Mi hanno tolto la palla. Mickey mi aveva avvertito che avrebbe versato il cemento. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Aiuto! Oh? Ehi, a quanto pare qualcuno è in pericolo. È Brunner! Sembra che Brunner sia di nuovo nei guai. Aiutatemi! Vado io! Brunner! Brunner! Aiuto! Vi prego! Brunner! Mi serve aiuto, Ellie! Aiutami, sono qua giù! Ellie, non c'è bisogno dei complimenti. So che il mio trovaguai è una grande invenzione. Non c'è tempo di parlare del tuo trovaguai. Abbiamo un problema. Brunner è affondato nel cemento. Come ci è finito? Aiuto! Aiutatemi! Sono bloccato! Fate in fretta! Presto il cemento si asciugherà con lui dentro! Avete sentito? Sarà meglio che andiate di corsa. Che aspettate? Agli ordini! Sono disperato. E ora che ne sarà di me? Sento che sto per diventare duro come la pietra. Cerca di resistere. Presto la squadra di soccorso sarà qui. No, avrei dovuto ascoltare il consiglio di Dump quando potevo. Quando l'ho avvertito, avrei dovuto insistere di più. Il nostro povero amico Brunner. Arrivano i rinforzi! Per favore, aiutatemi! Diventa sempre più duro! La superficie si è già solidificata. Brunner sarà in pericolo se cerchiamo di sollevarlo. Per me ormai è finita! Addio per sempre, mondo! Tieni la calma! Ti tireremo fuori da lì! Con un potente getto d'acqua potremo riuscirci! Sei sicuro, Ellie? L'ho visto fare! Quel fortissimo getto d'acqua ha sollevato Puck! Giusto, Puck? Ok, faremo un tentativo. Roy, sei in grado di farlo? Certo che sì! Io farò un piccolo foro! Io mi occupo di far uscire il getto d'acqua. State attenti! Sto funzionando! No! Non è vero! Sarò bloccato per sempre! Quale sarà il problema? Ecco perché ho finito l'acqua! Ora mi ricordo, non ho potuto fare il pieno per il problema alle tubature! Oh no! E ora? Dove possiamo trovare dell'acqua? Se solo ci fosse un idrante da queste parti! Chiederò a Ellie di controllare. Ellie, cerca un idrante, per favore! Ok! Datemi solo un secondo! Lì! Ne vedo uno! Ok, ci sono! Grandioso! In azione! Aiuto! Brunner! Brunner! Wow! Brunner! Va tutto bene!
Non saprei. Il mio corpo non reagisce. Non riesco a muovermi, ragazzi. Rodi, secondo te era il fantasma? Era solo un pezzo di carta, fifone. Rodi, forse è meglio se torniamo indietro. Non ci sono fantasmi qui. Un'altra fifona. Tornate dalle vostre mamme. Io vado per conto mio. Ah, sì? Credi che dovremmo lasciarlo andare da solo? Non gli serviamo. Mi auguro tanto che impari la lezione. Ah! Era la voce di Rodi. Rodi! Rodi! Dove sei? Sono qui! Che cosa ti è successo? Smettila di ridere di me! Ho visto un terribile fantasma! Un fantasma? Dove? Non c'è niente qui fuori. Sei sicuro di aver visto uno spettro? Ma era qui un attimo fa, ecco io! Quindi hai cercato di nasconderti e sei rimasto incastrato. Che ridere! Vi prego, dovete tirarmi fuori di qui. Purtroppo sono rimasto incastrato. Tieni duro. Io e Benny andiamo a cercare aiuto da qualche parte. Sei pronto? Sì, andiamo! Aspettate! Avrò paura qui tutto da solo nel bosco. E ora che cosa si fa? Vado a cercare aiuto per conto mio. Tutto solo? Rodi verrà mangiato dal fantasma se resta qui da solo nel bosco. Ma se il fantasma ti insegue? Stai tranquilla, io sono più veloce. Non aver paura, guarda avanti e non pensare ai fantasmi. Pensa a cercare aiuto. Credo di essermi perso. Chi verrà ad aiutare me? Sono proprio un fifone. Quello deve essere Ellie. Aiuto, Ellie! Sono qui! Sono io! Benny? Benny! Sono qui! Stai bene, amico? Io sto bene, ma Rodi ha bisogno di aiuto. Rodi è in pericolo? Dovrebbe già essere tornato. Credi che sia andato a casa lasciandoci qui da soli? Non lo farebbe mai. Rodi! Vieni! Ellie, Benny? Per caso siete feriti? Cos'è successo, Rodi? Fatemi uscire di qui, vi prego! Sta tranquillo, ti faremo uscire presto. Credo proprio di aver bisogno dei rinforzi. Ellie, ci stiamo avvicinando alla foresta. Comunicaci la posizione. Ricevuto. Lo vedo. Mettiamo il turbo. Riusciranno a tirarlo fuori? Naturalmente, ce la faremo. Oh, arrivano! State bene, ragazzi. Ho messo in sicurezza la zona. Stanno tutti bene, eccetto Rodi. Oh, wow, è davvero stretto. Rodi, ti tireremo fuori di lì. Sai che cosa fare? È tornato il fantasma! Aiuto! Rodi! Aiuto!